Buonasera e benvenuti a questa nuova diretta sulle ali del Bruco. Questa sera abbiamo un ospite nuovo, è la prima volta che viene qua con noi, viene qua per raccontarci, per parlare della sua ultima pubblicazione. Ed è un libro davvero interessante, bello corposo, guardate qui: bello corposo. Il titolo è Terra Colonia degli dèi. Ed è un libro particolare perché, e secondo me è necessario. Perché Insieme molte delle teorie che già conosciamo, le ipotesi che eh, sappiamo, di cui abbiamo anche già parlato, circa le nostre origini e eh, un arcaico passato, ma eh, l'autore aggiunge qualcosa di nuovo. Perché eh, la parte più interessante che stasera andremo a sondare sarà questa: Sentite. Eh, abbiamo sempre rivolto lo sguardo verso la superficie della Terra, abbiamo sempre guardato le grandi strutture megalitiche. Ma eh, e se invece in seguito a un cataclisma i sopravvissuti si fossero nascosti dentro la terra? Abbiamo mai guardato sotto la superficie? Chiediamolo a Dario Rizzo. Buonasera, buonasera Dario, <ride> benvenuto. Grazie, buonasera a voi, benvenuti, un saluto agli amici del Bruco. Buonasera, eh. grazie di aver accettato l'invito, sono curiosissimo di sentire. Eh, questa, come, come dire, questa linea di pensiero che tra l'altro noi qui sul canale come sai bene siamo particolarmente affezionati a questi temi quindi tra extraterrestri ex extraterrestri e intraterrestri ce n'è per tutti i gusti vediamo questa sera di capirne un po' di più a te sì, Elisabetta sì perché infatti la, la è interessante il testo di Dario perché appunto innanzitutto fa no, creare un legame tra le teorie tra eh, le ipotesi che eh, in questo momento vanno per la maggiore, o comunque abbiamo già anche eh, analizzato proprio qua sul Bruco. E già è importante perché, comunque, fa, mette ordine in un mondo molto complesso, ma aggiunge anche del suo. Quindi, eh, l'aspetto no, più interessante è anche questo, e poi questo riassunto può essere comunque utile. Per le persone che eh, sono interessate a questi argomenti, ma non sanno dove mettere mano, no? cioè, ci vogliono anche questi testi che aiutino a eh, semplificare un po' eh, dei temi spesso complicati. Quindi, eh, Dario, raccontaci com'è nata questa idea del libro, da dove sei partito, qual è stata diciamo, la, la scintilla che ti ha fatto scrivere eh, questo testo. Sì, allora sicuramente come, come spesso accade si comincia con un interesse personale, con la passione, con il gusto di, di andare un po' più a fondo, no? Eh, a volte l'opportunità te la concede la lettura di un testo o la fruizione di un filmato eh, che ti fanno scoprire qualcosa in più di quello che normalmente eh, vediamo nei canali di eh, maggior divulgazione, nei canali di, di divulgazione di massa, dove la, la storia che ci viene presentata eh, appare. Per così dire, in una confezione eh, gradevole, appare in una, eh, in, con un aspetto diciamo, compiuto, perfetto, eh, fin tanto che non si affrontano un po' più con, con attenzione alcuni, alcuni temi e, e, e non si scopre che effettivamente è un impianto che almeno per quanto riguarda la storia più antica, la protostoria a volte si può chiamare quella diciamo, che precede un po' la, o, o che dà inizio all'avvento delle, delle grandi civiltà, eh, appunto non si nota che questo, che questo impianto ha, ha delle falle, ha dei problemi e che in realtà sappiamo molto meno di quanto si dà a, a, a immaginare alle persone. E, e questo è un aspetto, e l'altro è magari il fatto che esattamente come me, magari prima di, di, di fare questa, questa ricerca... Avevo notato che molte persone effettivamente sono in qualche modo eh, incastonate in questa, in questa realtà, in questo, in questo sorta di sistema isolato in cui tutto sembra, sembra già noto, sembra perfetto però magari sono eh, diciamo, attratte dalle, dalle, dai grandi monumenti come le piramidi di Giza, che sono affascinantissimi e sicuramente non ci hanno ancora detto tutto, sono un mondo inesplorato, anche se molto noto, però al tempo stesso hanno diciamo, tra virgolette, il difetto, se così si può dire, tra di oscurare un po' altri aspetti che potrebbero invece fare luce su quello che è stato il nostro passato recente, piuttosto recente, e, e, e quindi anche, per esempio, strutture che si trovano non soltanto in superficie, ma anche sottoterra e che si collegano un po' ad alcuni eventi eh, fisici, climatici, eh, terrestri, eh, che riguardano appunto un, un passato che si può eh, contare nell'ordine di qualche migliaio di anni, eventi che sono passibili di. Uh, spazzare via, di, di, di cancellare una parte delle nostre, eh, de, delle nostre conoscenze che però qualche volta sono stati tramandati, sia pure in una forma contorta, sia pure con tutti gli sforzi possibili, ma addirittura eh, quasi sempre oralmente, prima di essere messi per iscritto. Quindi sono stati oggetto di una serie di rimaneggiamenti, però per fortuna qualcosa è arrivato e eh, questo qualcosa ci parla eh, di eh, eventi e di e aspetti sorprendenti mh, della nostra epoca eh, che eh, in qualche modo sono persino più, più interessanti della, della storia nota e compiuta. Eh, qualcosa che eh, diciamo ci, ci costringe un pochino. A, a, a fare i conti con tutto questo, che ci costringe a fare un passo indietro per vedere cosa, cosa abbiamo perduto nel, eh, nel processo ecco, nel, nel tempo. Scusami, Dario, questi ipotetici eventi tramandati. Eh, fanno parte di miti eh, narrati? Sono, li troviamo su fonti scritte? Ci sono petroglifi, non so, magari anche vecchie pitture rupestri? Dove vi troviamo i riferimenti di questi eventi? Beh, eh, per esempio, ecco, per partire dall'ultima dall cosa, eh, noi abbiamo eh, dei, eh, dei ritrovamenti eh, in Cina. Uh, so, si tratta in questo caso di uh, grafici, di testi, di disegni che rappresentano una classificazione delle comete che al, eh, a grandi linee sono divise in comete buone e comete malvagie. In qualche modo sì. alcuni, di queste, alcuni di questi oggetti, di queste, eh, di queste scie luminose, sono considerate pericolose. Però, se noi andiamo a prendere qualcosa che è particolarmente vicino a noi, come l'Antico Testamento, tutti quanti abbiamo in mente l'idea eh, del, del grande diluvio. Eh, questo grande diluvio per noi è l'unico racconto esistente sull'argomento, ma in realtà chi si è dedicato eh, più a fondo alla cosa ha visto che ci sono oltre 600 culture che in tutto il mondo hanno parlato di questo evento e a, a rigor di, di logica non sappiamo se tutti parlano dello stesso evento, però questo ha costretto gli studiosi a dover ammettere che quasi certamente non si è trattato di un'alluvione che è avvenuta nei pressi de, di, di Israele o dell'Armenia dell o del Monte Urartu, eh, ma si è trattato di un, un evento di portata planetaria. Eh, e questo cambia, cambia un po' le cose perché eh, significa sostanzialmente che con buone probabilità una gran parte della popolazione umana è scomparsa in questa occasione o comunque ha dovuto ricominciare tutto e l'acqua è esattamente questo è la, una, una, un, un esempio del grafico della classificazione delle comete e, e l'acqua è, è una delle calamità che hanno dovuto incontrare perché in, in molti testi, eh, tra cui uno dei più famosi è il, 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 diciamo il trittico, la trilogia incompiuta di, di Platone del Timeo, Crizia e Dermocrate, eh, che, che ci parla di eh, eventi di acqua e di fuoco, e attraverso mm. le parole di eh, Solone, che è un personaggio storico realmente esistito, che Platone non ha conosciuto direttamente, ma di cui racconta eh, alcuni, alcuni fatti e ehm, attraverso le parole di Solone eh, appunto si dice che gli egizi sapevano e consideravano eh, gli stessi greci come dei bambini perché pensavano che ci fosse stato solo un evento quando invece ce n'erano stati molti di acqua e di fuoco e, e a questo si aggiunge anche il gelo perché ehm, Supponiamo per un momento di, di dar ragione diciamo, a, chi, a chi ci ha tramandato tutto questo. Eh, abbiamo una, uno scenario in cui una parte della terraferma è andata a fuoco a causa di un qualche tipo di impatto o di evento di origine cosmica, comunque in qualche modo. E a seguito di tutto questo la formazione, si può presumere, la formazione di eh, polveri, di fuligini, ha creato un una sorta di inverso dell'effetto serra, ha impedito ai raggi solari di entrare mm -hmm. e a seguito di questo c'è stato un, un nuovo impulso di raffreddamento del pianeta, eh, durato molti anni, eh, probabilmente più di uno. E, um, e di questo le tradizioni, sia oralmente sia per iscritto, ci riportano dei, degli aspetti interessanti e anche fra l'altro eterogenei, quindi ci aiutano a volte anche un pochino a ricostruire delle dinamiche fisiche eh, sulle quali le nostre simulazioni fatte in laboratorio o con i calcoli matematici eh, fanno fatica perché eventi di così grande portata sono difficili da combinare insieme. Faccio, faccio solo un brevissimo esempio. L lo scioglimento dei ghiacciai, quasi certamente provocato da un impatto asteroidale nel nell'area del Nord America, avrebbe portato a un abbassamento della salinizzazione dell'acqua dell'oceano. Questo con delle conseguenze perché l'oceano atlantico non sarebbe riuscito, per esempio, nella, nella sua consueta funzione di eh, regolamento, di mitigazione delle temperature. Questo avrebbe contribuito però in una misura che non è semplice calcolare a una serie diciamo, di effetti collaterali, come una sorta di reazione a catena. Ecco. Certo. Eh, certo. E quindi per, per delle persone che avevano uno stile di vita abbastanza essenziale senza, senza forme di protezione, questo ha rappresentato un ostacolo insormontabile. Eh, certo. ma, eh, ma noi stessi... Eh, eh, Dario, diciamo, sì. ti, chied ti chiedo una cosa, quindi... Se ho capito bene, il, il, il diluvio, il grande diluvio, quello di cui molte culture parlano, non è un fenomeno in sé, ma potrebbe essere la conseguenza di questa, no, uno degli elementi che hanno, eh, insomma, una delle conseguenze di questa reazione a catena dovuta a un, eh, un fenomeno cosmico, giusto? Potrebbe essere così? No. Sì, diciamo io posso in questo senso parlare solo a titolo personale, mi sono convinto che eh, deve essere stata una conseguenza, e fra l'altro mm. addirittura possibilmente di più di un evento. E, mm. e quando, quando faccio riferimento a questo, diciamo or orientativamente, abbiamo noi eh, un'età che è il maximum dell'ultima era glaciale che si trova intorno ai 25-22 mila anni fa e poi abbiamo eh, in, in tutto il periodo successivo un innalzamento delle temperature che porta presumibilmente il clima a un livello mite, accettabile, simile a quello odierno. Ancora successivamente abbiamo due età che sono, eh, che sono chiamate Older Dryas e Younger Dryas, dove negli ultimi anni attraverso le ricerche oceanografiche, ma anche... I carotaggi fatti sui ghiacci della Groenlandia negli ultimi 15 anni, quindi si tratta di una materia molto fresca, molto recente, ancora da eh, sviscerare nei dettagli, ehm, hanno, hanno mostrato delle anomalie climatiche, delle anomalie nelle temperature, e a volte molto repentine. Ci sono poi dei termini tecnici come per esempio melt water pulse, cioè impulso di fusione dell'acqua. Dallo stato eh, diciamo solido, quindi dal ghiaccio, che nascondono anche un po' la portata di questo fenomeno, perché non si sa quanto è stato rapido, sempre, però si vede che è stato molto rapido e improvviso in alcuni impulsi, in alcune situazioni. E ce ne sono almeno, almeno due, potremmo dire: una che si trova grossomodo all'inizio dello Younger Dryas, ossia intorno ai 13.000 anni fa e un altro che circa 1.000-1.200 anni dopo, intorno ai 10.800 eh, 10. eh, anni fa, grosso modo, eh, intorno agli 11.000 anni fa, chiedo scusa, eh, eh, che, e che si trova in realtà, secondo alcune stime, molto vicino a quella data che ha fornito, per esempio, eh, Platone quando ha parlato della sommersione di Atlantide. Cioè il 9600 a.C., lui non lo dice esplicitamente, però si fa, facendo un calcolo semplificato tra il momento in cui è vissuto Solone, che era il VI secolo a.C., e i 9000 anni che, lui, che gli egizi avrebbero contato da, da quel momento, eh, si arriva al 9600 a.C., che è una data interessante perché sta molto vicino a due fatti: uno è lo, eh, la, la fine dello Younger Dryas, che è una piccola era glaciale che sta nel mezzo del niente sostanzialmente, iniziata e conclusasi molto repentinamente, e l'altro evento è l'inizio della costruzione di questa opera straordinaria megalitica che, di cui adesso tutti parlano, che è il complesso di Gobekli Tepe. E quindi eh, diciamo, sta prendendo piede questa, questa ipotesi e per di più a, a corroborarla ci sono delle importanti prove scientifiche che riguardano eh, delle analisi compiute nel terreno che mostrano uno strato veramente nero eh, dove ci sono eh, diciamo, eh, una serie di sostanze, ossia eh, composti organici bruciati, quindi carbonio ma anche nanodiamanti formatesi uh, per effetto di un'elevatissima pressione e temperatura, quindi mm -hmm. in condizioni particolari, e uh, anche um, tre um, sostanze, tre uh, materiali che fanno parte del di un cosiddetto gruppo osmio, che sono osmio, platino e iridio. Tre materiali che sulla Terra sono rarissimi, provengono in larghissima misura dallo spazio. E quindi certo. tutto questo fa pensare che questo strato che si trova in vari punti del pianeta, non solo in America, dove presumibilmente ci sarebbe stato il centro di questa attività, fanno pensare che um, si tratti effettivamente di un qualche tipo di impatto asteroidale, perché difficilmente si spiegano tutti insieme nello stesso posto, eh, perché qualcuno ha detto... Sono state eruzioni vulcaniche, qualcun altro ha detto è stata un'esplosione solare: sì, però il sole non rilascia certi tipi di, di, di materiali. Quindi, necessariamente ci deve essere stato. Poiché questo sia stata la causa scatenante o no, è una questione che divide la comunità scientifica che si interessa dell'argomento. Però ci sono almeno 25 scienziati che hanno cofirmato un documento che è sul, eh, sul Proceeding of National Academy of Sciences degli Stati Uniti ehm, che appunto ehm, diciamo, cerca, di, cerca di raccogliere, di mettere insieme tutte le prove a sostegno dell'ipotesi di un impatto asteroidale che avrebbe provocato una serie di eventi. Ecco. Interessante. Interessante, interessante. Quindi eh, però un o uno sciame, se si, se si usa questo termine, cioè, o una eh, cometa. Eh, eh, cosa secondo, secondo te? Allora, um, c'è una, una pista che stanno seguendo di uh, un impatto che sarebbe avvenuto grosso modo nell'attuale Groenlandia uh, che. Uh, non l'unico possibilmente, non l'unico perché si parla di un altro proprio nel, nel ghiacciaio del Laurentide, diciamo nell'odierno Canada in realtà, che è un'altra un ipotesi che è sul piatto, eh, però ecco un dato che a me è apparso abbastanza singolare è il fatto che su una fonte scientifica ho letto che presumibilmente in quel periodo c'è una, una, una stima di un 10% delle terre emerse che sono andate a fuoco. Io non ho avuto la possibilità di trovare altre fonti che lo, che lo confermassero, però se questo dato fosse vero potrebbe indicare che effettivamente si sia trattato o di uno sciame o di un asteroide che si è eh, distrutto, magari anche per effetto dell'avvicinamento alla gravità terrestre, in, al di fuori o in prossimità dell'atmosfera. E quindi in qualche modo a, abbia incendiato l'atmosfera. Questo fatto, pur non avendo delle prove dirette, ha comunque il supporto di qualche testimonianza dei nativi americani, i quali dicono che tutto il cielo è andato, è andato sostanzialmente a fuoco in poco tempo: non solo gli alberi, ma proprio il cielo. Quindi hanno visto questi, questi serpenti di fuoco. Ci sono gli, eh, gli Ojibwa, per esempio, ma non solo, quelli di cui parla anche ehm, Graham Hancock che parlano di questo, di questo andare a fuoco, di questa, di questa situazione qui e, e fra l'altro alcuni, eh, alcuni di, questi, diciamo, di queste testimonianze raccontano anche di persone che si sono rifugiate nel sottosuolo vedendo che addirittura la terra si, eh, delle pareti di questa, di, questa struttura, di questa struttura che avevano forse costruito o utilizzato si stavano riscaldando moltissimo e loro temevano di restare, di restare uccisi dal calore però fortunatamente poi eh, la terra ha iniziato a raffreddarsi, loro sono, sono usciti all'esterno, hanno trovato tutto bruciato eh, e, e pochissimi sopravvissuti. Um, e questo mi sembra interessante perché um, ecco, ci sono eventi di varia natura che sono occorsi probabilmente. Uno, questo, questo di tipo... Diciamo così, più, eh, più caldo, e poi lo scioglimento del ghiacciaio, possibilmente per un impatto che è avvenuto proprio sul, sui ghiacciai del Nord America. E poi c'è eh, che, che potrebbe addirittura essere un altro evento, forse un evento che ha dettato la fine. invece dello Younger Dryas, perché sembrerebbe invece combaciare con la data dell'innalzamento del livello dei mari. Ah. E... Perché, perché questo scioglimento dei ghiacciai stiamo parlando, secondo delle stime, di 8 milioni di chilometri cubi. Milioni di chilometri cubi. Cioè, un ghiacciaio che si è ridotto drasticamente nelle dimensioni, un fatto che è stato anche abbastanza repentino, come si vede da alcune tracce che ha lasciato sul suolo nordamericano, come per esempio le Channeled Scablands di cui parla Randall Carlson. Che è una terra completamente devastata da un evento molto rapido eh, che cioè... non è compatibile con un'inondazione che sia avvenuta dal lago Missouri che si trovava nei paraggi. Per esempio, cioè, si vede che lì la Terra è stata scavata per oltre 60 metri da un'irruzione da un d'acqua eh, straordinaria, e, e non solo, perché poi ci sono delle, delle altre um, ci sono delle altre delle altre prove, per esempio. C'è un, un signore di origini italiane che eh, si chiama Antonio Zamora, eh, il quale parla del, 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 del suo territorio, parla delle Carolina Bays. E, eh, e in questa occasione, lui eh, fa notare che tutto il terreno che poi è stato scansionato con la tecnologia dell'IDAR, quindi che permette di. Andare attraverso diciamo, la vegetazione, attraverso le strutture, ecco. E hanno tutte queste, queste fosse hanno tutte una forma ellittica, è pieno di queste fosse, e ce ne sono in almeno quattro punti de, de, del, del Nord America, e tutte hanno un preciso orientamento che grosso modo converge in un punto del ghiacciaio che c'era prima di questo ghiacciaio. E lui eh, di, dimostra che è possibile ricostruire questo tipo di fenomeno e eh, dimostra come un, un impatto di questo tipo avrebbe potuto scagliare l'acqua anche al di fuori dell'atmosfera, facendola riprecipitare come delle sorta diciamo di, di scaglie di ghiaccio oh e mio. che questo spiegherebbe perché in queste, in queste fosse non è stato trovato niente di significativo a parte la forma e il rialzo. Eh, diciamo laterale, no? l'innalzamento dei bordi, degli argini di queste, di queste fosse, che gran parte della popolazione che vive qui conosce, però eh, diciamo, ha preso come qualcosa di assodato perché le ha trovate lì. E che, e che però in realtà potrebbero essere spiegate con un, una sorta di colpo eh, di carambola, cioè un impatto che avrebbe fatto sbalzare via l'acqua dal ghiacciaio e da qui fatta riprecipitare ghiacciata dal, dagli strati alti dell'atmosfera e eh, avrebbe permesso la formazione di queste, di queste fosse che non contengono nulla di significativo dal punto di vista chimico che faccia pensare a un qualche tipo di fenomeno. Eh, di varia natura, per esempio oceanico oppure eh, di, di altro genere. Ecco. E quindi ehm, tutto questo fa avvicina all'idea che effettivamente questo scioglimento repentino potrebbe essere stato causato da un, un preciso evento e di conseguenza poi anche magari l'innalzamento del livello dei mari e una serie diciamo, di, di, di fenomeni che sono, che sono seguiti. Certo, tu prima eh, Dario hai citato la Groenlandia e mi è venuto subito da fare un legame, eh, un, diciamo, un confronto con un ospite che abbiamo avuto qualche tempo fa, io e Francesco, che, eh, Marco Goti, che col colloca, eh, facendo un'analisi eh, piuttosto dettagliata delle, della, delle fonti, insomma, degli scritti di Platone, colloca eh, Atlantide nella Groenlandia. Quindi poi c'è un discorso che bisognerebbe confrontare le datazioni, però è interessante perché se fosse così eh, avrebbe anche un senso, no? Tutto, vuol dire, il racconto di Platone collocato non nella, nel, nel posto consueto a cui siamo tutti abituati, eh, sì. in qualche modo si, si, si allinea un po' con quello che ci stai raccontando, facendo le dovute, insomma, bisognerebbe riguardarci però. Ho trovato un'associazione. Un sì, sì, sì. Allora, io mh, sinceramente credo che il racconto di Platone sia stato un tentativo di mettere insieme alcune, alcune voci, alcune tradizioni che c'erano e forse appunto si tratta di due versioni che sono confluite in un unico lavoro. Okay. Perché penso questo? Perché credo che uh, Platone in qualche maniera... Non avesse la possibilità appunto di eh, verificare la posizione geografica e eh, ci sia stata come una sorta di sovrapposizione: perché parlare delle colonne d'Ercole e via discorrendo ha portato a tutta una serie di ipotesi che possono essere interpretate in tanti modi, però ehm, c'è un, un dato di fatto. Eh, in India si parla da molto tempo. Eh, per esempio, c'è un libro di un certo Ganga Vartilak eh, degli anni 30, che si chiama Una dimora artica ne, nei Vedas, nei quali si dimostra come attraverso l'interpretazione di, eh, di alcune descrizioni astronomiche e geografiche, fra cui, per esempio, il fatto che la luce il giorno durava sei mesi, per esempio, no? espressioni di questo tipo, ma anche altre. Um, si vede come effettivamente si stia parlando uh, di um, un, un luogo uh, dove uh, risiedevano questi deva, cioè le divinità uh, diciamo, tutelari del, dell'antica India. E, uh, e al, apparentemente si tratta di un luogo di questo tipo, però per esempio abbiamo anche Omero che cita i cimmeri. E in quell'occasione anche lui sembra parlare di un luogo dove il giorno aveva un comportamento anomalo. Eh, quindi, l'idea che effettivamente ci, si, ci possa essere stata una grande civiltà che si è stabilita in uno dei poli ehm, ci, sono, ci sono molti indizi a portare in questa direzione. Che questa poi corrisponde effettivamente all'Atlantide di cui parla Platone, io questo non lo so, però, per esempio. Faccio notare che eh, la parola Astlan, che è presente in America, è, ehm, è, è eccessivamente vicina a quella di Atlantide per poterla considerare una casualità, ma addirittura anche Avalon era chiamata Atalon e noi abbiamo, eh, abbiamo Bergamo, no? la città. Dell'Atalanta, <ride> e, e, e persino la parola italantiani potrebbe essere una deformazione di questo, ehm, di questo nome. Un nome molto diffuso si trova, per esempio, su un osso eh, di un ritrovamento che è stato fatto nelle coste della Spagna, qualcosa come 4.000 anni fa. Si trova scritto Atalatarte, dove tarte potrebbe essere Tartessos. Insomma, una parola che si trova quasi dappertutto. E, eh, il fatto interessante è che si trovi dall'altra parte dell'oceano anche e eh, per ehm, al alcune tradizioni dei Maya eh, questa, mh, questa terra era una terra che aveva a che fare con qualcosa di bianco, ora che si trattasse di un popolo bianco o di un luogo bianco per effetto del ghiaccio io questo non lo so dire però effettivamente eh, c'è molto. Questa isola di Tule da cui poi sarebbe nata anche sì. eh, tutto il discorso dell'esoterismo nazista, eccetera. No? E quindi sì. eh, mh, ci sono veramente molti indizi appunto, in questa direzione quindi per me resta la pista più probabile rispetto a quella del Mediterraneo, eh, piuttosto che, che di qualcos'altro, anche perché poi il Nord America sarebbe stato colpito in maniera più forte, e questo si sì. sa per certo perché poi eh, c'è il discorso della, di tutta la fauna, la megafauna soprattutto, quindi mammut, castori giganti e via discorrendo, che eh, è scomparsa completamente, cioè le specie nel centro Nord America di megafauna sono completamente scomparse, e in buona parte anche nell'Oceania, mentre in altre regioni si sono salvate, quindi anche questo punta a un evento che ha avuto un epicentro in una zona diciamo così... Eh, non possibilmente del Nord America o comunque vicina alle regioni polari. Poi c'è anche un aspetto da dire, forse, che è il fatto che noi non sappiamo però con, con esattezza se i poli eh, geografici eh, in passato, prima di questo evento, fossero esattamente nello stesso posto, perché si parla anche di slittamento della crosta terrestre per effetto di insomma, energie meccaniche che si sono trasferite sulle placche della crosta terrestre però eh, quello, che, quello che possiamo dire è che comunque ehm, anche questo insomma in qualche modo è compatibile con questo discorso, cioè anche se ci fosse stata una differenza nei poli non credo si sia trattato di una differenza proprio abissale parliamo di alcuni gradi di latitudine di un po' di oscillazione ecco. certo, certo Ehm, leggendo anche il tuo titolo, no? ehm, Terra, colonia degli dei, in quale momento, cioè perché tu e, e nel libro racconti come se ci, come se ci fosse stato una sorta di spartiacque, no? e in che momento compaiono questi individui che poi in qualche modo ci rendono, no? ci, ci rendono una colonia, cioè colonizzano la terra? Qual è il momento cioè, secondo te che, che diventa decisivo, e, e che noi, dopo da quel momento, cambia anche il nostro rapporto con la terra, cambia il rapporto con gli altri, diventiamo no, succubi di, una, di alcuni individui possibilmente superiori? Eh, se, se accettiamo l'idea che siano intervenuti una volta possiamo anche ipotizzare che lo abbiano fatto più di una volta. Mm. E molto probabilmente almeno una volta lo hanno fatto perché troppe civiltà dell'antichità eh, sembrano essere state prese per mano da individui che, chiamati dei o come si voglia, erano evidentemente chiamati in una maniera diversa perché erano visti come soggetti di tipo diverso per sola ragione fisica, perché avevano uno strapotere di conoscenza, non sappiamo con certezza, almeno in alcuni casi si può anche immaginare, però dalle descrizioni si può anche immaginare senza troppa fatica, insomma perché le descrivono benino, eh, però eh, apparentemente ecco una delle cose che poi mi ha, mi ha indotto anche a, a provare a scrivere, anche se lo avevano fatto molti prima di me, è stato il fatto che per me, che io ho trovato dal punto di vista di, un, di una persona del 2023, eh, ho trovato assurdo il fatto che nessuna antica civiltà si sia vantata dei suoi traguardi tecnici, tecnologici. Nessuno. I Sumeri dicevano che mangiavano l'erba come le capre prima che arrivassero gli Anunna. Così, per mm. dirne uno. Non è esattamente una visione esaltante di se stessi, insomma una visione molto orgogliosa. Diciamo, <ride> eh, gli egizi parlano di questo Zeptepi, parlano dei neteru, e questa parola, fra l'altro, è molto interessante perché secondo me ha qualcosa, ha qualcosa a che fare con il serpente che era considerato un simbolo di chiaroveggenza o di capacità di vedere lontano, quindi di lungimiranza. Potremmo anche dire con un po' di forzatura del, del linguaggio, forse. Eh, e per esempio, nella, in America, eh, la. Secondo gli Incas la, la struttura diciamo, di Tiahuanacu e Pumapunku è stata costruita dal, da un singolo individuo con l'aiuto di altri che sono stati creati da lui come delle sorte di replicanti nel giro di un giorno e una notte al suono delle trombe e via discorrendo. E, e quindi abbiamo uno scenario in cui molti di questi esseri che, che sono giunti da qualche parte hanno istruito l'uomo su tutte le arti principali. Quindi Viracocia ha insegnato all'uomo a coltivare, a vivere insieme, a non fare la guerra. Altri hanno avuto degli insegnamenti anche più malvagi, non necessariamente buoni eticamente. Ci sono delle grandi disparità. Eh, o per esempio Odino ha portato le rune ai norreni, quindi la scrittura in sostanza. E, e, e Odino era descritto come un saggio che anche praticava delle forme di automortificazione quindi un po' strano come divinità, per immaginarlo come un essere etereo e impalpabile, insomma. e, e Alla stessa maniera, um, non lo so eh, cosa posso dire, e abbiamo, um, abbiamo poi gli insegnamenti che sono stati portati da questi sorta diciamo, di sottoposti che erano gli Apkallu eh, in, in Mesopotamia, che veniva, eh, venì, secondo la, la versione del sacerdote Berosso eh, arrivavano dalle acque e venivano a insegnare all'uomo eh, e ne abbiamo altri che si comportavano nello stesso modo basta, basta andare nella mitologia greca con Prometeo e Atena eh, basta vedere i gli Shem Suor in Egitto che andavano insegnando le arti del metallo e poi abbiamo la testimonianza per esempio dei, eh, dei Copti della, del, dei cristiani copti che dicono che gli angeli ribelli, tra virgolette, eh, quelli che si ribellarono agli ordini del loro signore, che sia esso un signore con la S maiuscola o minuscola, lo lascio dire agli altri, insomma, però eh, si ribellarono, si unirono alle donne mortali, ma nell'occasione sembrerebbe che si siano macchiati di qualcos'altro che non dovevano fare, cioè non solo unirsi con una specie che non doveva essere eh, uni, diciamo, unita a loro non si doveva mischiare ma anche gli insegnarono, insegnarono loro le arti della, eh, della cura attraverso le erbe, dell'astronomia della costruzione di armi e corazze con il metallo e, insomma non poco se consideriamo che tutto questo oggi è alla base del nostro considerarci civilizzati generalmente sì. quindi se si è trattato di un intervento esterno si è trattato di un intervento di, sì. di importanza enorme. ti dico che mh, queste figure eh, sapienziali, per me, Francesco, sono uno dei no, degli enigmi più interessanti, no? cerchiamo sempre di capire quando vengono quando saltano fuori perché è inevitabile quando parliamo di, questi, eh, di queste storie così antiche, eh, queste sono eh, diciamo tra le figure che ci piacerebbe tanto scoprire di che natura di che natura erano, che cosa cioè, come erano fisicamente. Cioè, ci, ci fantastichiamo molto sopra perché sono figure molto importanti per noi come specie, ma anche eh, vengono raccontate in tutte le popolazioni, quindi avevano una rilevanza importantissima, insomma, sono fondamentali. E fondamentali. forse anche un aspetto strano, perché eh, erano, eh, erano visti come degli anfibi. Eh, gli stessi, lo stesso popolo dei, dei Dogon riporta questa tradizione, anche se potrebbe trattarsi della stessa tradizione parlando dei nommo. Eh, una parola, fra l'altro, molto interessante perché sembra avere a che fare con Numa, e, e, la, e la, la, la parte iniziale NU ha a che fare con, il, con la navigazione con il mare. Ecco, e per esempio, qui nelle rappresentazioni, gli eh, Oannes no? perché, dal, dal primo, da Juan, dal primo, insomma, poi hanno, e sono, sono scaturiti gli altri nomi e um, sono rappresentati con una muta, con qualcosa che ha a che fare con delle scaglie. Lo stesso eh. che Zalpoatl, chiamato serpente piumato, eh, potrebbe aver avuto la stessa muta, perché ci sono delle vicinanze. Oltre alla famosa borsetta degli dei, quel, quello strano oggetto, eh, oltre a quello, insomma, abbiamo anche questa struttura. Fra l'altro, c'è chi vocifera che la mitra papale sia una rappresentazione di questo copricapo che sembrava la testa di un pesce, che, che sì. è davvero molto simile. Non è l'unica somiglianza, fra l'altro, e quindi mh, delle figure molto autorevoli che poi a un certo punto hanno lasciato posto agli umano, uh, altro nome interessante, che erano i maestri di re che invece non erano più, tra virgolette parlando, mitici perché non sappiamo, uh, però erano, erano dei re umani, quindi con delle durate di vita che a noi sembrano più credibili perché siamo noi a decidere se sono credibili o no. E, sì. e quindi, insomma, um, c'è stato questa sorta di passaggio di consegne e a un certo punto sembrerebbero aver lasciato la scena eh, non sappiamo se perché sono stati coinvolti in qualche tipo di conflitto come alcuni sostengono o se perché piuttosto avevano, avevano raggiunto un certo obiettivo eh, fatto sta che poi si sono avvicendati altri e in questo senso secondo me molto sono molto interessanti le fonti anche quasi indipendenti che ci sono in Egitto riguardanti le mh, liste reali, che per molti mm. sono considerate una, una farneticazione. Però, guarda caso, ci sono almeno qua, tre o quattro fonti completamente indipendenti fra loro, il papiro di Torino, la pietra di Palermo, la, eh, la, mh, diciamo, la, la, linea, la linea cronologica che fa il faraone Seti e, e via discorrendo, che grosso modo parlano di un periodo di dinastie, o meglio di epoche proprio caratterizzate da dinastie diverse, della, della durata complessiva che va, secondo quanto ho potuto capire, grossomodo tra i 28 e i 34.000 mila anni. E a cui dobbiamo aggiungere il tempo che è intercorso dalla loro, dalla loro vita alla nostra, quindi diciamo fra i 30, 31, 37, 38, questo è il lasso di tempo. E quindi eh, se effettivamente gli egizi non erano soltanto vanitosi ma eh, ricordavano davvero, avevano trascritto davvero, forse perché magari hanno incominciato a riportare per iscritto prima degli altri, allora, eh, allora in queste dinastie troviamo anche quelli che sono identificati da noi come divinità. Certo. E, e quindi vengono collocati in un contesto completamente... Mh, temporale Completamente realistico, certo. E questo è da, da pensare perché non, non stiamo più parlando di mere manifestazioni sì. della natura, stiamo parlando di individui in carne e ossa che, fra l'altro, avevano anche una precisa fisionomia. Cioè, ognuno veniva rappresentato con delle particolari caratteristiche. Uno aveva il volto blu, magari Vishnu oppure Osiride, l'altro aveva, eh, aveva un tipo di, di scettro, l'altro ancora aveva una testa di ibis e via discorrendo. Insomma. Avevano delle caratteristiche per cui erano ricordati per qualcosa. Sì, cioè. allora in riferimento a questa storia qui, volevo visto che mi era capitato mentre stavo cercando un po' di immagini da far vedere, volevo consigliare agli amici che seguono il canale di andarsi a cercare sempre sul canale un video che abbiamo pubblicato ormai ben prima di tutto questo baratan che poi è successo con. Era settembre 2018, quindi ormai sono quasi cinque anni, dove attraverso una ricostruzione, non so se l'avete visto quell'interessantissimo film del toro, La forma dell'acqua. Certo, bellissimo. bellissimo. Andatevi a guardare bellissimo. insomma che cosa siamo riusciti a tirare fuori da quella sequenza filmata con una ricostruzione anche abbastanza dettagliata e con tutta una serie di riscontri. Naturalmente per chi in qualche maniera masticava un po' di quelle conoscenze, è chiaro che quello non è una ci sono una serie di notifiche, ma tutte ben segnalate. Per cui quello è un film che si guarda a livelli così come abbiamo costruito questo video. Per cui, se vi capite e siete curiosi dell'argomento, guardatevi questa clip che sicuramente vi porterà altre utili informazioni all'attenzione. Scusate eh sì. la promozione di un video che avevamo fatto. <ride> Andate avanti, prego. Molto interessante, ma anche il discorso eh, del copricapo del, insomma del, del papa è interessante perché effettivamente questi individui si sì, ci hanno istruito ci hanno appulturato allo stesso tempo ci hanno indottrinato Quindi, Eccola qua. Nel... La, vediamo eh, bene, la vediamo bene, la vediamo bene, ecco c'è qualcuno tutto che tutto si è preso, <ride> <ride> eh, perché ah, però, poi eh, eh, No, no, sì, no... no, no cioè, eh, noi abbiamo, abbiamo questa, questa figura del sacerdote che prima era, era un profeta, poi si parla di una sorta di guida spirituale di un sacerdote, poi per esempio se andiamo a leggere l'Antico Testamento c'è un, un, un passaggio in cui il popolo di Israele, ehm, si la me... non mi chiedete il passo e il punto perché ho eh, diciamo, <ride> una memoria che fa un po' quello che vuole. Però um, eh, c'è un passaggio in cui il popolo di Israele si, ramè, si lamenta e vorrebbe la venuta di un re. E molte persone pensano che questo sia uh, diciamo un qualcosa di molto diverso. In realtà, fra la figura del sacerdote e quella del re c'è un passaggio molto breve. Intanto dal punto di vista linguistico, per esempio, perché Kohen, che è il nome ebraico per il sacerdote, diventa, per esempio, König in tedesco, cioè King. Quindi siamo sempre nello stesso, nello stesso ambito. E poi perché rivestivano la stessa identica funzione che troviamo nell'Antico Testamento. Yahweh parlava nella stragrande maggioranza dei casi per bocca di Mosè, comunicando soltanto con lui, quindi Mosè era il tramite diretto e la guida. E la stessa cosa. Avviene in un testo straordinario, secondo me, in un breve testo che può essere considerato fantasioso e politico, tra virgolette, però è credo sia comunque interessante. Un testo accadico in cui si dice che um, la figura sostanzialmente del re, che viene chiamato uomo consigliere, non esisteva e eh, un dio gli, eh, gli, cons eh, gli consegnò il trono, l'altro gli consegnò lo scettro, l'altro gli consegnò la corona e via discorrendo. Il fatto è abbastanza interessante perché in riferimento per esempio alla corona, alla corona d'oro, eh, diciamo che è un, un oggetto di dubbia eh, un utilità, insomma, di, un oggetto un po' particolare, eh, con la sua luminosità sembra ricordare le tiare luminose. Uh, non ricordo se si chiamavano Melammu, adesso mi sfugge la parola esatta, ma però um, se ne parla in occasione di alcune vicende degli dei raccontate dai Mesopotami, come l'Epica le, di Erra e. Um, L'epica di Erra, in cui c'è tutta una discussione con Marduk: la tua tiara ha perso luminosità. Che cosa è successo? Come se questo oggetto fosse un indicatore fisico del, del potere e dell'autorità rivestita da, 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 uno di questi, da alcuni di questi individui. In qualche modo, questi idee erano pronti ad approfittare del fatto che l'altro perdesse, per, perdesse prestigio e luminosità. E non sappiamo se a cosa si riferisca esattamente questa luce, però anche questo sembra un passaggio di consegne. E noi abbiamo un riferimento a, un, a una, diciamo a un orpello comunque a un indumento che, eh, eh, in qualche modo, era proprietà di queste divinità, era un oggetto in possesso fisico di queste divinità, addirittura in un caso, un oggetto che potrebbe essere la stessa cosa, eh, nella. Mh, Nell'Enuma Elish, sì. quindi nella saga insomma, della creazione e poi della incoronazione eh, del re eh, divino, c'è questo fatto di questo furto di questo oggetto. Nella, nella prima parte del testo, c'è un furto di un oggetto che in qualche modo impedisce a quella divinità poi di rivalersi sul, sulla persona mm. che commette. Questo, questo crimine, cioè, il testo sembra dire questo, però, naturalmente è davvero difficile. Poi metterci le mani, c'è chi ci ha provato, ovviamente, con grandi difficoltà. Però, ehm, quindi un, ci, sono, ci sono degli elementi che fanno pensare quasi eh, a un passaggio di consegne. Quindi, a, alla nascita di una figura irregnante che in qualche modo è venuta a, a fare le veci della, de, di quello che faceva la divinità. Eh, come se la divinità in qualche momento avesse deciso di eh, ehm, in qualche modo inferire di parlare di comunicare solo con un individuo piuttosto che con una comunità che forse aumentava troppo di numero forse è una, è una possibilità naturalmente e, um, e, e mi, ricorda qualcosa, da... eh? mi ricorda qualcosa mi ricorda qualcosa <ride> eh, diciamo, è eh, una storia che si ripete. Un ciclo ripet <ride> eh, e quindi, per esempio, eh, abbiamo delle tracce che sono interessanti. C'è un re eh, che è associato, fra l'altro, ad un periodo di particolare benessere, apparentemente, che è Gudea, sempre per restare in Mesopotamia. Che, è sul suggerimento nella notte di una sorta di divinità, eh, in pratica. Um, costruisce un tempio e addirittura avrebbe tra, tra, attraverso un tramite avrebbe chiesto spiegazioni perché non capiva come doveva costruirlo per soddisfare la divinità e quindi avrebbe ricevuto, lui racconta, anche delle, degli aiuti. Tra l'altro sotto questo re Gudea ci sono delle cose interessanti come per esempio una statua molto eh, ben costruita, eh, non di grandissime dimensioni, però in diorite è un periodo in cui diciamo che il livello tecnologico era uh, era ragguardevole. Quindi effettivamente Sì, ricordiamo che la diorite dopo il diamante sulla scala della durezza è il secondo elemento, quindi è difficilissimo da lavorare. Sì, è è, è, è un materiale più duro dell'acciaio che non c'era in quel periodo, quindi e anche il ferro in realtà era era di là da venire, probabilmente, diciamo, almeno per la maggior parte dei popoli. Quindi eh, ci sono effettivamente queste tracce di suggerimenti e contemporaneamente di, una, di un certo livello tecnologico. Sì. Eh, oppure troviamo, per esempio, quello che, quello che succedeva in Egitto con gli orafi, che erano considerati delle figure semidivine, in qualche maniera erano tributati di grandi, grandi onori vicini quasi a quelli del faraone, come hanno dimostrato alcune sepolture che si sono salvate, insomma. E quindi chi sapeva maneggiare la tecnologia aveva dei vantaggi. Però poi l'altro aspetto è il fatto che alcune di queste civiltà sembrano aver iniziato col piede giusto. Tutte, eh, diciamo, nel, nei reperti più antichi già avevano dei gran, delle grandi capacità. Tutte le migliori piramidi, tutte le piramidi che sono rimaste in piedi. Sì, sono è come se prime. sono nate già formate, diciamo, in scienza e ah, coscienza. Sì, sì. Avevano sono già le, gli egizi, avevano per esempio già la faiance, la maiolica verde-azzurra, diciamo quella, quella pasta vitrea no? che, che poi facevano con, con il cobalto, con il rame, con gli ossidi e, e la procedura comportava portare. Questo composto almeno a 900 gradi, parliamo di circa 3500 avanti Cristo, cioè un tempo in cui anche la lavorazione del bronzo non era maturata. Quindi sì. avevano delle forge che gli permettevano di raggiungere i 900 gradi. Questa è una teoria che è stata, è stata creata anche un po' perché. Se, eh, sarebbe stato difficile dimostrare che raggiungevano i 1800 gradi, sarebbe stato imbarazzante. Invece hanno detto no, usavano dei sali dei, dei, dei laghi essiccati come fondente per dimezzare la temperatura di fusione. E quindi 900 gradi sembrano più accettabili, no? Alla, eh, <ride> però e comunque si tratta di qualcosa di insomma abbastanza raro. Perché il punto di fusione del bronzo è 1083 1080 gradi. Grosso modo, non ricordo, però. già ehm, diciamo, comunque partivano già, già formati. Eh, in alcuni degli aspetti più importanti, ehm, eh. e poi addirittura sembra che alcune conoscenze siano andate perdute o siano ricomparse solo in alcuni periodi. Per sì. esempio, c'è un, un, un 1020 molto... gradi. Ah, ok. Eh, C'è un, um, un, um, un grafico interessante che mostra quali tipi di pietre venivano lavorati nell'antico Egitto in quale periodo e, um, e le, tutte le pietre dure erano lavorate nel periodo predinastico, poi per qualche strano motivo questo, questo numero di pietre dure si riduce abbastanza per poi avere di nuovo un picco in, un periodo, in uno dei periodi intermedi dell'antico Egitto e poi eh, seguire di nuovo soltanto con le pietre più semplici, l'arenaria, le pietre calcare e via discorrendo. E, e quindi c'è una un'evidente eh, diciamo, informazione di conoscenza che eh, si è smarrita in qualche maniera. Questo costringe a farsi almeno una domanda. Allora, se l'Egitto è iniziato eh, 5.500 anni fa circa, chi c'era prima? Che cosa ha fatto? Oppure forse la civiltà egizia era arrivata già all'apogeo in quel periodo e le tracce le dobbiamo ancora trovare sottoterra, perché si stima che il 70-80% de dell'antico Egitto sia ancora, sia ancora sotto le sabbie del deserto. Quindi eh, diciamo che... Sono cose che eh, sembrano magari solo per gli addetti ai lavori, solo per i curiosi, gli appassionati, però hanno il potenziale per modificare tutta una serie di presunte certezze nostre eh, e quindi ci costringono un pochino almeno a farci delle domande, perché io certezze non ne ho. No, oh, chiaro, chiaro, rimettono in discussione un po' tutto, eh sì, chiaro. Allora, cioè, stavo dando un'occhiata. Insomma, stanno arrivando tante interazioni. Ce n'è una che mi ha in qualche maniera appassionato. Eremita dice: Sono tutte leggende, superstizioni e favole. Non c'è nulla di vero. Poi, siccome noi siamo ah. un canale di complottisti, <ride> e... allora io gli dico a Eremita che tutti i miti e le leggende sono vere e tutta la storia è falsa, e poi lo vedremo alla fine della, dei giochi se questa cosa. Eh, però non, cioè, non faccio mia una frase che mi aveva detto qualche anno fa, sempre a Messina, Anna Cogivodan, ha detto guarda, fidati, tutto, tutti i miti e le leggende sono vere, tutte le storie che ci hanno raccontato in qualche maniera traggono origine e forza da eventi realmente accaduti e tutta la storia è da riscrivere. E noi siamo qua per questo, stiamo provando a fare proprio questo lavoro. Poi chiaro. Insomma, si può condividere, non si può condividere, però siamo qua tutti quanti e ci divertiamo a come dire, elaborare nuove teorie. E anche questo è il bello, il piacere di fare le cose insieme, no? Bellissimo. Allora, forza Elisabetta che sono sicuro che hai trovato... però ah, però diciamo agli amici è già un'oretta, quindi che siamo insieme. Che cosa succede questa sera? Abbiamo il contest. <ride> poveretti, poveretti. Che vi è capitato? No, più che altro perché la domanda: la... Eh, non so se Dario ha un'idea di che cosa gli spetta durante il compito, sai eh, che cosa. No, glielo ho detto, cosa, no, gliel ho detto la... che. Sono ah, molto Ecco. Seguito. Ecco, ecco. Vabbè, quindi sei preparato, non sei del tutto incosciente. Vabbè, bene, bravo, perfetto. La, la domanda l'hai già pensata, Elisabetta? Allora, ne avevo una, ma adesso ne sto scrivendo un'altra così. Ma perché duolo. succedono tutte noi queste cose? Perché? Super cattiva. <ride> allora ogni volta devi sapere caro Dario ogni volta che Elisabetta fa la domanda eh, noi perdiamo 100 iscritti per volta perché c è, c è, c è, c è, si suicidano in 100 ogni volta il giorno dopo vado a guardare i numeri ci sono 100 iscritti in meno gente che si butta dal balcone gente piccata. ma loro improvvisi gente che fa in giro con la canna del gas accende tutti i fornelli in attesa di cercare una soluzione alle domande di Elisabetta va bene, dai vai faccio la domanda? Devo fare la domanda? no, beh, la possiamo fare fra 5 minuti dai, lasciamogli dai, ok. ancora 5 minuti di vita ai nostri <ride> amici a casa <ride> <Okay>. <ride> così si finiscono di scolare quella birra fresca che hanno là sul tavolino va bene, va bene intanto comunque li stiamo preparando psicologicamente che sta per arrivare il domandone sì che invece volevo chiedere a Dario, perché poi nelle nostre chiacchierate che abbiamo fatto prima di questa diretta, appunto, eh, io ho trovato molto interessante questo aspetto che tu citi, di volgere lo sguardo sotto la terra, cioè, una, è, è che, cioè sotto la superficie, che è una cosa che, non, che insomma, non facciamo abitualmente, nel senso che siamo abituati no, a, a utilizzare... Eh, le piramidi, i grandi megaliti, come esempio, come testimonianza di queste, eh, di una possibile civiltà eh, prediluviana o più civiltà che si sono no, perpetrate nel tempo. Eh, ma cosa c'è sotto la superficie? Cioè, perché è così importante guardare anche sotto? Bah, perché intanto um, questi, questi eventi classici, quindi questi, questi cataclismi, eh, sicuramente hanno costretto a delle soluzioni. Eh, una di queste soluzioni poteva essere, come, come diceva Platone, eh, ripartire dalle montagne, rifugiarsi sulle, sulle cime delle montagne. Eh, nella versione di Giuseppe Flavio, per esempio, nelle antichità giudaiche, eh, si dice che Noè... Arrivò su una sommità di una montagna dove già c'era della gente ad aspettarlo. Quindi non era solo, non era l'unico superstite rimasto sulla terra. Sì. E, e questa gente, insomma, si trovava, si trovava ad una certa altitudine. E, e si parla di ondate di acqua che possono aver raggiunto episodicamente, quindi solo in via temporanea, anche il chilometro di altezza. Come degli tsunami, sostanzialmente, possiamo immaginarceli, che poi si caricavano anche il fango, le rocce, quindi diciamo diventava un'onda un letale. E um, al tempo stesso, però, abbiamo chi parla di andare eh, sottoterra per cercare di salvarsi. Ora, eh, le nostre ricerche sull'abitabilità dei pianeti intorno alla Terra, fuori dal sistema solare, ci stanno inducendo a pensare che probabilmente. La, la, diciamo, il luogo che può darci maggiori garanzie è, il, è, è appunto un luogo ipogeo e questo um, intanto in perché ci protegge dalle uh, radiazioni elettromagnetiche della stella in questione uh, ci sono delle, delle ipotesi che porterebbero alla, diciamo delle, degli indizi che porterebbero all'ipotesi che una nova, una supernova si è eh, esplosa intorno ai 40.000 anni fa, un periodo in cui grosso modo si assiste alla drastica riduzione di alcune eh, specie di alcuni tipi di homo, per esempio l'uomo di Denisova il cui mm. DNA sopravvive nelle popolazioni dell'Indocina, eccetera, però comunque che si sia ridotto drasticamente nei numeri, e grosso modo la stessa fine è toccata in Anderstal, anche se lì si dice che l'Homo sapiens ci cioè ha messo del suo, perché lo ha costretto a, a, a più miti pretese, lo ha arginato, in qualche modo lo ha confinato, ecco. però... Um, Rimane comunque il fatto che ci sono una serie di minacce che provengono dall'alto e anche diciamo cataclismi che possono avvenire sulla terra, ehm, dai quali ci sono davvero poche vie di fuga, e eh, costruire dei siti in profondità e quindi nella, nella nuda roccia è una cosa che richiede molta più fatica che costruire delle città in superficie, certo. e ehm, anche forse dieci volte di più. Se non, se non di più ancora. E tutto questo sforzo, in qualche modo, se, eh, lo si può giustificare supponendo che ci sia una ragione particolarmente importante, presumibilmente addirittura ricorrente, o di cui si ha una memoria di un'occorrenza un passata, eh, che, che ti obbliga a, a, a fare uno sforzo di questo tipo. Della città per esempio più famosa in profondità, eh, diciamo una città sotterranea che si trova in Turchia, nella Cappadocia, non tanto lontano da Gobekli, Gobekli Tepe, cioè de, la città di Derinkuyu, che ospita qualcosa come 11 livelli sotterranei, centinaia di porte eh, e un, sistemi per bloccare le entrate, per fare fluire l'aria, eh, quindi sistemi di areazione, eh, che poteva ospitare qualcosa come 10 o 20 mila persone per diversi mesi, eh, che aveva una temperatura costante di circa 10 gradi centigradi in tutti i livelli, è uno sforzo straordinario che a detta dell'archeologo turco che si è interessato della cosa, in particolare dell'erosione per esempio delle mura eh, interne, non è un tipo di costruzione che possa essere stata fatta nel giro di qualche anno. Cioè le differenze di erosione fra i vari livelli dimostrano che anche se non è possibile datare la pietra, stiamo parlando probabilmente di secoli per costruire questa struttura. E quindi viene per esempio un po' meno la, la, la motivazione che viene data ufficialmente, cioè che tu, i bizantini, i quali avrebbero fatto qualche scavo, qualcosa nei livelli superiori, Avrebbero fatto tutto questo per sfuggire a delle rappresaglie, ma avrebbero dovuto impiegare generazioni per costruire una struttura del genere. Normalmente se si tratta di persecuzioni generalmente durano un po' di tempo, però che costruire un'opera di secoli appare difficile, anche perché la Turchia è disseminata di queste città. Ce ne sono almeno 30 che sono distribuite su almeno tre livelli e se è trovata un'altra lì vicino a Nevshehir che pare che sia, ha detto l'archeologo, come una, una casa di cui Derinkui userebbe la cucina. Avrebbe usato questa espressione per dire le dimensioni che hanno scoperto, senza contare tunnel sotterranei lunghi chilometri che le collegavano, così come per esempio nell'area degli Incas ci sono dei tunnel lunghi presumibilmente centinaia di miglia di cui si hanno pochissime testimonianze, però, se si va a vedere quello che le popolazioni pre-incaiche avrebbero costruito lì, non si fa fatica a pensare che quello stesso popolo possa aver costruito delle strutture sotterranee altrettanto importanti. E anche eh. qui c'è una discreta tecnologia in mezzo, certo. e, e ci sono addirittura delle altre, degli altri siti, delle altre caverne, non necessariamente con la stessa funzione, che però sono di estrema importanza. Eh, per esempio eh, in India, a Barabar, ci sono eh, una serie di caverne, di, di stanze, possiamo dire, che sono state ricavate nel granito grigio affiorante. Queste stanze hanno la caratteristica di essere delle forme matematiche perfette, con uno scarto minore del centimetro, ossia sono semisfere volte a botte, eh, sfere intere come cupole e hanno addirittura ecco, una, una serie di accorgimenti uh, per cercare di sfruttare, di guidare il suono. Si è visto che risuonano a determinate frequenze e qu anche questa cosa appare abbastanza strana per essere un caso, ma questa struttura ha davvero qualcosa di incredibile, perché con la tecnologia del bronzo non è possibile, ma neanche con quella del ferro, cioè costruire una struttura di questo tipo. Per, fa per fare un confronto, i romani nel loro periodo di splendore sono andati a prendersi il granito rosa, che probabilmente gli è arrivato da Assuan, per costruire mm. uno dei loro migliori templi, e parliamo di qualche decina di tonnellate: il che di per sé è una cosa grandiosa, però niente al confronto di scavare nel granito delle forme perfette, levigate in una, in uno, in una pietra opaca, in, nella quale però ci si può quasi specchiare per come l'hanno levigata bene. E si potrebbe andare avanti. E, e sono strutture che vengono attribuite a, al, al, a, a per, al primo periodo buddista, diciamo in qualche modo comunque a un migliaio di anni fa, però anche questo non torna, anche il, il frontespizio che si vede qui per esempio, sembra una vandalizzazione di qualcosa che esisteva già perché dentro non c'è nessun tipo di decorazione, non c'è niente di niente, esattamente come nel, nella camera del re cosiddetta della piramide di Giza, sì. anch'essa costruita perfettamente nel granito e levigata, e, e, e così via, insomma. E quindi c'è una mano tecnologica importante che andrebbe giustificata un po' più seriamente. E, cioè. mh, e uno potrebbe dire tutto merito degli antichi che dovevano rifugiarsi o che dovevano... Eh, o che dovevano costruire queste strutture, anche qui, insomma, perché, per esempio, eh, si dice che ehm, non so, i nativi americani opi hanno, hanno, mh, hanno raccontato che eh, alla fine di una delle loro epoche, una delle epoche in cui dividono insomma, la, diciamo, la storia, il tempo. Eh, peraltro epoche simili a quelle dei Maya, degli Aztechi e eh, eh, lo stesso Filone, c'è diciamo, una, una similitudine, c'è una vicinanza, avrebbero trovato rifugio, addirittura due volte, in realtà alla fine di due epoche diverse, avrebbero trovato rifugio nel sottosuolo, grazie all'aiuto degli uomini formica, che avevano le loro stanze per, co per conservare il cibo, li avrebbero ospitati per molto tempo, al punto quasi di restare affamati, pur di dare... Alimenti alle persone, quindi parliamo di un'altra, diciamo di un'altra, di un altro gruppo, possiamo dire. E tutto questo sarebbe avvenuto perché era eh, nota al dio in questione, Sotuk Nang, la fine di quella epoca la fine di quel mondo, così come era conosciuto. Quindi una divinità avverte la popolazione. Chiede alla popolazione di seguirlo per salvarsi. La popolazione trova rifugio nel sottosuolo. Quindi, non necessariamente con un'arca come Noè, come molte altre tradizioni dicono, peraltro, ma nel sottosuolo. E troviamo qualcosa di un pochino affine nella tradizione della Vesta, quindi nel testo sacro agli Iranici, ehm, ai Masdei, dove eh, la divinità principale Aura Mazda chiede a questo primo individuo, non sappiamo se era un uomo effettivamente oppure no, a questo yima, di costruire un vara. E questo vara non era altro che una struttura recintata, in qualche maniera protetta, dove ci doveva essere dell'acqua e dove ci doveva essere uno spazio, eh, diciamo, so sotterraneo, atto a ospitare i semi di piante, animali e umani. E mm. uomini. I semi. Mm non sappiamo bene cosa intendessero dire, ma il testo, il commentario eh, de della Vesta fa presente che alcune nascite eh, in questo luogo eh, successivamente negli anni a venire erano avvenute a partire dai semi e quindi non dall'accoppiamento di uomini e donne. Questo per dire, in più in questo posto ci doveva essere per esempio una finestra eh, capace di emanare luce al che Yima chiede ad Aura Masda delle spiegazioni perché non capiva cosa doveva costruire. E il commentario qui fa capire che si trattava, dice, di una luce che non proviene dall'alto, quindi non era una luce proveniente dalle stelle, era una luce che proveniva dal basso, ossia una luce uh, artificiale in qualche maniera. Solo che se ti trovi in un sotterraneo, cos come, come costruisci una finestra che emette luce? senza avere l'ausilio del fuoco che ti va a consumare tutto l'ossigeno, a meno che tu non abbia la possibilità di acquisirlo dall'esterno? Ci sono degli interrogativi e la maggior parte di questi interrogativi sono spesso di natura tecnologica. Certo. E guarda caso i Mazdei, quindi i seguaci di Aura Mazda, di alcuni secoli or sono, eh, occupavano la Cappadocia anche, quindi la regione dove c'erano... De Rincuyu, dove ci sono vari altri pa paesi e cittadine costruite interamente nella pietra, anche sulle coste della, delle, dei canyon, delle colline. Quindi in qualche modo ci sono tutta una serie di, di riferimenti. Certo. Addirittura ci sono anche delle strutture, delle forme che si ripetono. Le case dei nativi opi, che, si chiamano, che, che sono state chiamate a volte kiva. Sono delle sorta di cupole sotterranee, praticamente hanno una struttura a campana dove al centro veniva posto presumibilmente un focolare, avevano un, un foro nella sommità da cui si accedeva al, alla dimora. Una struttura identica nella forma ma più grande si trova in Israele, a Tel Maresh, che è chiamata la città delle cento caverne, delle mille caverne. Chiedo scusa, ce ne sono almeno 800 note costruite artificialmente. Naturalmente sono artificiali. E la stessa cosa è stata trovata in una città che casualmente si, si, si chiama Kiva e che si trova nel, nell'Uzbekistan, che è nota per avere la stessa struttura delle case dei nativi americani Opi. Ora, tutto questo appare un po' troppo per essere soltanto così, frutto di una, di una moda o frutto di una, di una maestranza, cioè sembra che fosse diciamo, una tecnica di sopravvivenza anche perché certo. poi in questi spazi la temperatura, le condizioni vitali si mantenevano buone, anche con un grande caldo, per esempio. Quindi certo. eh, ci sono molte strutture ipogee che... Ci fanno stiamo pensare... organizzando? Ci stiamo organizzando? <ride> eh. ci stiamo, stiamo facendo una puntata per organizzarci in tal, in tal senso, perché quasi se continua così, probabilmente. Dovremmo strutturare un altro modello. modello... Basta, basta. Fermo, sparate un colpo. Assalve. No, 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 no. Va bene, va bene, chiaro, chiaro. Insomma, è un po' un'architettura che è presente in tutto il mondo e fa capo ad una probabilmente cultura ancestrale che era detentrice di questo sistema di conoscenza, un po' equamente distribuito su tutto il nostro pianeta, ma. Noi insomma siamo complottisti, amanti del, uh, delle, dei racconti di ufologia, ci ricordiamo bene che la base di V56 sotto l'Adriatico era perfettamente illuminata e questa era una luce diffusa che non veniva da, non era una luce puntiforme, veniva un po' dappertutto ma non si capiva da dove veniva, cioè che chi tra di loro poi ebbe l'avventura di entrare in quelle basi racconta di questa esperienza, ma l'abbiamo anche sentito in altre occasioni, insomma in altri luoghi, quindi... Sono tutte informazioni che in qualche maniera ritornano sono ritondanti. Sì. Poi sta a noi in qualche maniera ritenere che tutti questi elementi hanno tra di loro un messo comune, sono plausibili o meno? E vabbè, siamo sempre la media e leggende possono essere tutte vere. Oppure la storia è tutta falsa, oppure come dire, noi siamo ormai orientati. Allora, Elisabetta. Allora, aspettate, che prendo <ride> qua dove <'è> la. <ride> ci vuole una musica <ride> No, vabbè, dalla, allora dalla prossima stagione mettiamo pure la musica. Adesso, brava, mi hai dato un suggerimento ottimo. Metteremo pure la sigletta per il contest e la mettiamo allegra con gli altri e con te. Genere horror, suspense, qualcosa del genere. Va bene, va bene. Allora. Intanto facciamo, intanto facciamo la nostra piccola. insomma, mettiamo intanto il loghino di letture oltre confine. E questa sera siamo in naturalmente facciamo vedere il libro. Eh, il libro eh, che mettiamo. Che mettiamo? Mette in palio la casa editrice, questo che stiamo presentando questa sera. Terra, Colonia degli dèi. Dario Rizzo vi arriva bello a casa. fammi vedere. Insomma, avete da leggere quest'estate, eh? Fammi vedere. Eh sì. Sì, 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 perché è bello corposo il volume. Sì. Devo dire qui da okay. leggere ce n'è, ce n'è, e poi sono argomenti che ci appassionano. Allora, con allora, chi siamo in collaborazione questa sera, Elisabetta? Allora, siamo con Enigma Edizioni, che fa parte del gruppo di Quantico Media Group, che è anche quello di One Books, che è l'altra casa editrice che, insomma, che gentilmente, spesso e volentieri. Ci dà questa opportunità di, di, di mettere in palio un libro okay. per ascoltare. Ascoltatori. Allora, ringraziamo naturalmente One OneBooks Enigma Edizioni per questa opportunità. Grazie di insomma, dare la possibilità a qualcuno dei nostri amici che ci sono a casa di portarsi a casa questa bellissima lettura. Domandona, domandona. come sapete bene. Eh, non lavoriamo sulla velocità ma sul ragionamento vi diamo poi un po di tempo per cercare il modo migliore per suicidarvi visto che la risposta non la troverete sicuramente <ride> perché le domande di Elisabetta sono <ride> impossibili da risolvere ma lo facciamo apposta per, te, per svegliarvi i neuroni per svegliarvi i neuroni Dai, sentiamo che Vado. ti sei inventata questa sera sì No, dai, secondo me non è di sì. Cioè, Meno è, male, è molto... va. Anche perché siamo a fine stagione, fa caldo, siamo affaticati. Abbi <ride> pietà. <ride> Vai. Va bene. Allora, qual è secondo voi la civiltà che ha eh, ereditato meglio e ha portato avanti meglio la tecnologia di questi individui? Cioè, quella che eh, rispetto anche alle prove archeologiche e ai luoghi che abbiamo. Qual è quella che eh, rispecchia meglio questa tecnologia avanzata e perché? Siete rimasti scioccati. E questa, e questa era quella facile. <ride> <ride> L'altra la, di riserva Era, era il testo d'ingresso. <ride> no, però. Allora, è, una do... è, una domanda, è una domanda legittima. Allora, quale secondo voi tra le. Eh, civiltà conosciute storicamente accertate sono ereditarie di questa cultura ancestrale eh, antidiluviana che in qualche maniera era detentrice di questa tecnologia eh, dario ti... <ride> dario sì ti... sì ho un po di problemi mi <ride> sembra che sto parlando della stazione spaziale Sì, internazionale, sono gli alieni che ti stanno catturando sì, chiaro eventualmente, eventualmente... sì Mandaci un segnale radio o qualcosa eventualmente. Vabbè. Allora, come sapete bene, avete insomma, tutto il tempo per pensarci. Adesso spegniamo eh, il nostro loghino quando lo rivedrete, apparire. Potete mandarci il vostro no, hashtag letture oltre confine e poi 200 caratteri per rispondere eh, argomentando argomentando la questione quindi per me sono il popolo dei buffi è... dei buffi <ride> si sono riportati bene questa tecnologia perché c'è questo eh. questo e quest'altro va bene chiaro benissimo bene andiamo avanti allora e... andiamo avanti una parola grossa eh. Eh. Sì, perché andiamo andiamo romano. Andiamo in andiamo, fumo, andiamo, in andiamo fumo, dai, andiamo. Eh. Eh. In qualche Vabbè. maniera andiamo, dai, forza. Ma sì, Nel dai, caso... l'importante è che si senta bene. Se si Perfetto. sente bene, sì. Vabbè. E, Vabbè. Allora, rimaniamo sempre ancora su questo sottosuolo affascinante. Mi sembra di ricordare che anche a Malta ci sono delle, comunque delle strutture. Delle strutture simili sì, con la, la particolarità anche lì del suono no? che riescono a riprodurre. Se non sbaglio, un suono di 432 Hz, la famosa no? eh, vibrazione che ha: insomma, pare che abbia dei, dei poteri particolari. Eh, ecco, siamo. Secondo te, Dario, quanto? Cioè allora, due domande: uno, per cosa, cosa dice la diciamo la? la vulgata, quindi la, la, la tradizione, l'archeologia la, tradizionale, che cosa pensa di, questi, eh, di queste strutture sotto la terra e eh, secondo te quanto ancora c'è cioè, da scoprire, cioè, non abbiamo scoperto niente, una piccola parte di queste strutture. E le motivazioni che vengono adotte possono dipendere dal sito archeologico in questione, però... Uh, diciamo che lasciano un pochino il tempo che trovano perché nella maggior parte dei casi si tratta di siti che non posseggono nessun tipo di informazione all'interno e quando anche si trovino all'interno per esempio dei resti organici eh, questi ci dicono poco purtroppo sulla data di costruzione, ci possono tutt'al più dare una data minima eh, uh -huh. perché eh, chiaramente sono, sono persone o eh, animali che possono aver occupato quel sito successivamente. Quindi in realtà eh, il, il, il tempio, eh, per esempio, Ipogeo di Alzaflieni, quello che dovrebbe avere questa risonanza di 108 Hz, quindi, quindi anche 432 perché è un multiplo, e ehm, diciamo che più che altro è il contesto forse archeologico, quindi la vicinanza, di uh, altri siti come Gigantiglia eh, sì. che ci danno delle informazioni, cioè ci danno delle informazioni sul sulla impronta uh, culturale tecnologica, perché anche lì si incontrano uh, dei uh, diciamo dei blocchi di diverse tonnellate l'uno. Abbiamo un, un mistero uh, ancora completamente non affrontato uh, perché ci sono dei, dei crani dolicocefali a Malta che non sono stati mai sottoposti all'analisi del radiocarbonio mm. e che um, ce n'è almeno uno apparentemente che avrebbe una forma abbastanza singolare, per cui non è frutto di un bendaggio, di, è frutto del, del lavoro di bendaggio, di un rituale tribale via discorrendo, ma sarebbe una forma, ehm, diciamo così, ehm, spontanea. Ehm, e abbiamo poi tutti quei, quelli, quei crani simili che si trovano a perù eh, in perù a Paracas, eh, dei quali si è interessato quello che è attualmente il vice direttore del, del, del museo di Paracas, che è um, Brian forster Il quale uh, appunto um, ha fatto fare delle analisi del DNA, è riuscito a estrapolare del DNA e um, diciamo, ha potuto notare. In qualche maniera sia diciamo, datare l'età e via discorrendo, sia scoprire addirittura che c'è un ramo di origine caucasica anomalo all'interno del DNA del, del Perù, di, di questi crani del Perù. Ah. E un, 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 un aplogruppo del, del DNA mitocondriale, quindi una, diciamo, un marcatore del DNA mitocondriale, abbastanza raro in quelle zone per non dire quasi introvabile, perché la maggior parte diciamo, dei gruppi un, diciamo, ehm, provengono così dal, dal nord-est asiatico e via discorrendo. Diciamo, il, il, il gruppo caucasico è estremamente raro, è quasi, quasi scomparso. Mm. E, e poi abbiamo appunto questi crani di Malta, secondo Brian Förster, il 5-10% dei crani di questo tipo che si trovano nel mondo, Uh, non sono uh, di origine artificiale, hanno una serie di caratteristiche anatomiche tali mm -hmm. per cui si può tranquillamente escludere l'ipotesi artificiale, ossia hanno una sut sutura sagittale, hanno un posizionamento della, della colonna vertebrale diversificato apposta per sostenere un peso maggiorato che va dal 20 al 60%, il volume cranico è aumentato dal 20 al 60% e via discorrendo. Quindi potrebbe essere esistita una stirpe che aveva determinate caratteristiche che a voler essere massimamente prudenti deve essere un parente sconosciuto dell'Homo sapiens. Se non vogliamo spingerci troppo lontano con, con i pronostici, però quantomeno un ramo che non è stato preso in considerazione attualmente, per niente. Ed è, ed, è, ed, è, ed è spiacevole che una persona privatamente abbia dovuto fare carte false per riuscire a ottenere delle analisi di laboratorio scientifiche per poter tirar su qualche conclusione. Eh, però allora, aspetta, aspetta, in... Dario, perché ormai facciamo. Proviamo a rimettere a posto in linea le cose. Facciamo così: ti chiudo la connessione sì. e la rilanci Vediamo se riusciamo sì. a recuperare l'immagine. Va bene, sì. proviamo subito. Eh, chiudo qua la connessione, eh, allora dai, così proviamo, <ride> se no, così è troppo. <ride> veramente aliena la cosa no è molto molto interessante naturalmente poi alla fine quando stai sempre sul pezzo per noi diventa facile trovare tutta una serie di collegamenti ma l'abbiamo anche parlato anche Biaggio russo come ti ricorderai bene ha un'ipotesi di lavoro del tutto simile cioè per, per lui molte di queste tecnologie molte di queste ci, eh, presenze misteriose vengono da una civiltà intraterrestre non extraterrestre quindi eh, come dire mh, diversi ricercatori seguendo mh, percorsi alternativi ricerche che tra loro poi tra l'altro non hanno nessuna correlazione cioè li incrociamo noi qui noi qua scopriamo sì. che stanno in qualche maniera percorrendo sentieri diversi ma giungendo poi alla stessa uh, alla stessa conclusione. Vediamo. Mm. Sì, non si vede forse la eh, Niente. Oh, sto no no, sto provando a usare un'altra un webcam nella speranza sì. di però devo probabilmente orientarla in maniera diversa per apparire Sì. Sì, adesso siamo passati dal, da da un'immagine <ride> stiamo migliorando. No, no. vedrai che al prossimo <ride> collegamento non sentiamo manco la, la voce <ride> no adesso non si vede però adesso non si sta vedendo no io no. la vedo attiva però um, no, no, non no. si sta vedendo l'immagine sì, e... infatti chiudiamo e rilanciamo dai chiudiamo e rilanciamo sì, ultima volta, ultima volta. ok no, è, è interessante perché questo piccolo tassello di dario eh, di guardare anche sotto, non solo i megaliti fuori sì. esterni, sì. eh, aggiunge qualcosa a questa narrazione. Sì, sì. Effettivamente... Senti, eh, sì. allora volevo pregare gli amici che ci... no, è Ormai è un annetto che facciamo questo contesto. Quasi no? potete mandare le vostre pseudo risposte, pseudo alla domanda di Elisabetta. Eccolo qua, è ritornato perfettamente in linea benissimo, ottimo. Dario. Sì, sì, e... La capsula è atterrata nell'oceano, tutto bene. <ride> alla, alla grande, alla, alla grande, <ride> ti sei portato 4-5 razze aliene: perfetto. Poi ce le presenti, benissimo. Allora, potete mandare le vostre risposte quando. Io lo dico sempre. Ma... Non ce la fanno quando vedrete rispuntare il loghino di letture oltre confine. Non le mandate prima perché tanto non le prendiamo perché non, cioè, non, non si fa in tempo. Poi a scendere, a scorrere dietro tutto quello che state scrivendo è perduto. Se avete una un'ipotesi di lavoro attendibile, rischiate poi di non eh, farla arrivare all'attenzione di, di noi, tutti. Quindi aspettate di vedere nuovamente il lucchino di letture oltre confine spuntare, poi hashtag letture oltre confine, non come ha fatto qualcuno, hashtag e basta. <ride> <ride> e poi subito la risposta. <ride> oh mio Dio, questo è un mondo bizzarro, ne vediamo di tutti i <ride> <ride> Grandissimo, grandissimo. Allora. Eh, sì, tra l'altro ci stavamo dicendo che altri ricercatori hanno la tua stessa ipotesi di lavoro poi tra l'altro non so neanche se vi conoscete comunque eh, Biagio Russo, un'altra persona che è venuta spesso qua sul canale anche lui ha un'ipotesi di queste presenze estremamente avanti in intelligenza e capacità tecnologiche che è di questa civiltà intraterrestre, non extraterrestre sì, eh. sì eh, eh. Oltretutto penso che le due cose, come mi è capitato di dire in qualche occasione, non si escludono, nel senso certo. che... No, certo, ce è bravo, solo... è la stessa cosa che dice Biagio. Mm -hmm. Esattamente, certo. perfetto. Senti, ma mi sta venendo un dubbio, ma quindi tutti quei, ritorniamo alla miti leggende di Agarty, Shangri-La, Shambhala, tutte queste civiltà, te, Terracava... Terra gli eh, infraterrestri gli infraterrestri questa è un'altra cosa cioè, che abbiamo attenzionato con uh, un buon Patrizio Mariotti altro ricercatore che spesso viene sul canale Come dire, po potrebbero avere una loro giustificazione che qualche popolo del passato in qualche maniera eh, che non aveva più quel tipo di conoscenze però è stato poi Ehm, portato, ha avuto modo di visitare questi luoghi abitati da queste eventuali civiltà super tecnologiche, o super evolute rispetto a quello che c'era in superficie. E poi lì raccontando, riportando dell'esperienza vissuta, quell'evento, quella storia è stata mitizzata ed è arrivata fino a noi, ma quello era frutto di un'esperienza reale. Cioè è chiaro che se oggi prendi, come devo dire. Un, che ne so, un indigeno eh, di un'isola sperduta del Pacifico lo porti dentro un uh, biolaboratorio avanzatissimo che sta magari a 50 metri o 100 metri, 50 piani sotto e poi lo tiri fuori quello che... come far a riportare il frutto di quell'esperienza, racconterà di qualcosa di straordinario sì. no? Sì, ehm, abbiamo, abbiamo queste, queste testimonianze. Eh, diciamo che la nostra conoscenza di questa terra cava, di questa ipotesi, è affidata ad alcuni esploratori indipendenti. E ehm, alle testimonianze che abbiamo, alla visione che avevano del regno infero eh, le antiche civiltà, principalmente, eh, con l'aggiunta di qualche spedizione scientifica, però, ehm, diciamo. Per esempio, la cosa interessante che si può riscontrare è che le opinioni riguardo la natura di, questa, di questo luogo infero cambiano molto a seconda dei popoli. Per i Sumeri erano un luogo desolato, di polvere, di, no, di morte e non ritorno, di, o di ingresso e non ritorno anche da vivi. Eh, per i Greci era un'interpretazione più ibrida, perché a fronte dell'Ade c'erano dentro i campi Elisi. Quindi un luogo a meno per i norreni, era un luogo relativamente può dar, possibilmente se, ehm, associamo, se associamo questo regno infero al Valhalla, perché mm -hmm. non è, non è un'associazione certa, ossia, loro avevano un regno infero che era Elheim, eh, sì. però eh, in realtà se si parla di un regno di Al di là. Il, il valalla che è una parola che contiene qualcosa che ha a che fare con una camera di pietra, perché hall è una parola che viene sempre da lì, o holer, che viene da pietra e da sala, cioè significa pietra o sala, a seconda delle, de, delle varianti, diciamo così. Era un luogo di, di, di benessere, come Shambhala, considerato un luogo dove era possibile curarsi, e in, in tutti diciamo però... Um, l'accesso da parte degli esseri umani era molto raro nel caso di Shambhala, era un qualcosa che non poteva essere fatto volontariamente cioè dove, doveva essere volontà degli abitanti di questa città ospitare degli esseri umani eh, però eh, va, varia molto a seconda delle circostanze eh, per esempio presso i maya locivalba era un luogo infero abbastanza ripugnante con tutta una serie di, diciamo abbastanza raccapricciante come posto, quindi eh, ci sono, ci sono molte, varianti, molte varianti sul tema che potrebbero dipendere da quelle che sono state le esperienze eh, specifiche. Eh, quello che fa pensare è che in molti di, questi, molti di questi luoghi non erano adibiti essenzialmente agli esseri umani, o erano per anime che avevano lasciato il corpo oppure erano per delle divinità, come per esempio sì. nel caso dei Sumeri di Nergal e Reshkigal. Eh, oppure eh, non lo so, Ade, via discorrendo, insomma, diciamo che eh, le ipotesi sono molto eterogenee. Un qualcosa che ho trovato abbastanza interessante su questo argomento è una certa somiglianza tra le parole che si trova nella cultura norrena e quella eh, tibetana o comunque indiana. Mm -hmm. Perché si incontra questa parola agarta o agarti considerata eh, dal significato di inaccessibile che da alcuni è considerata un costrutto cioè una, 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 una forgery dicono in inglese cioè una, una cosa che è stata costruita da arte che non è stata mai detta da nessuno diciamo, è stato un, una, un appellativo moderno potremmo dire però noi abbiamo il regno degli dei dei norreni che è asgard e la parola ha Garti, dove l'A rappresenta una sorta di negazione e la, il resto della parola potrebbe avere a che fare con gate o garden, cioè un recinto o comunque un varco gate, fanno pensare effettivamente a un luogo inaccessibile che di fatto era quello che rappresentava un po' la, la città, questa città di pace che era Shambhala, un luogo inaccessibile, esattamente come il regno, degli, diciamo, la casa degli dei. Patriarcali norrenici cioè di, di Odino e delle altre divinità patriarcali, questa Asgard. E, e no, non, si, non si riesce a comprendere fino in fondo se si tratta di un regno che si trova in un altro luogo rispetto alla terra, oppure di un luogo sotterraneo, però in qualche maniera ecco. Resta, resta il sospetto che effettivamente questa, questa, questa costruzione parta da un qualche fondamento. E purtroppo eh, sappiamo che l'Europa, eh, il Medio Oriente, il Tibet, la, il Centro America sono disseminati di tunnel, ma anche il Sud America <coughs> sono disseminati di tunnel, lo stesso Egitto lo è, eh, e però le testimonianze sono molto poche, le informazioni sono molto poche. Per cui quello che si può dire è che effettivamente c'erano delle connessioni sotterranee, c'erano dei siti sotterranei. Però, diciamo, la portata, la veridicità di queste informazioni, io l'ho trovata abbastanza difficile da scalfire, difficile da capire. Chiaro va bene, allora adesso andiamo a vedere un po' di questo contesto. Nel frattempo, volevo ricordare ai nostri amici che se vogliono mandare qualche domanda, qualche vogliono, insomma, qualche informazione in più o fare qualche approfondimento, lo possono fare mandando un audio messaggio al 353 35 15 604 oppure mi collegate, alzate la mano qua nella nostra piattaforma di Telegram, vi accendo il microfono, vi mi prenotate e vi sentiamo in voce, naturalmente potete inviare anche tutti i messaggi attraverso la nostra piattaforma di YouTube e allora ce ne andiamo a vedere quello che viene fuori da, da questo contest <ride> allora. Eh, andiamo dove è qua il tasto eccolo qua, eh, pronti dunque lettura oltre confine, ecco mandiamo, mandiamo uh, le, le risposte che sono pervenute, allora lettura oltre confine, gli egizi perché nella base della piramide di Cheope è presente la misura della terra all'equatore mm. eh, sì, allora Eliana Righighi mi dimetto mi dimetto, no, ecco. <ride> Ma perché vabbè niente lasciamo stare cancellatela <ride> allora Eliana cancellata letture oltre confine sicuramente gli egizi perché avevano una tecnologia così all'avanguardia che neanche noi nel 2023 sia, non siamo riusciti ancora a capire o forse non vogliamo farci capire eh, insomma, due volte gli egizi, poi vediamo ancora qualche altra cosa. Letture oltre confine, quella dei Monti Buceci in Romania, le considerando le lunghe gallerie che attraversano i continenti e gli ingressi nascosti tecnologicamente. La proprio l'altro giorno abbiamo fatto una trasmissione sui Monti Buceci, è, è molto interessante, là ancora c'è un po' tutto da dimostrare, letture oltre confine la civiltà che meglio tramanda siamo noi, dopo millenni di errori siamo ancora qui, quasi giunti a una durata illuminazione ed evoluzione globale che ci varrà un posto nel cosmo allora, noi, noi chi? Noi occidentali noi europei vabbò. noi, ah, esseri umani in giro per il mondo letture oltre confine, Aldo fino fino ehm... Credo che al primo posto ci siano gli egiziani o il popolo che ha costruito le piramidi. Quindi, già lui distingue, viste le recenti scoperte fatte dal professore Malanga riguardo alla piramide di Cheope con il suo radar ad apertura sintetica, anche quello molto interessante. Letture oltre confine. Gli etruschi, ah, finalmente abbiamo uh, un taglio nuovo avevano abilità e conoscenze tecnologiche estremamente innovative per l'epoca con applicazioni in vari settori quali costruzioni di gallerie, canali, acquedotti eccetera eh. letture oltre confine, i Maya e eh, Maya però non si sa perché letture oltre confine, bisogna argomentare eh? letture oltre confine la civiltà tranti idea perché è considerata da Platone come un mito sprofondata in un solo giorno e una sola notte, quindi è rimasta nella terra cava è però qui in qualche maniera la civiltà d'Antidea può essere la portatrice, diciamo, eh, ma, eh, ma eh. Elisabetta chiede chi ha preso quell'eredità, diciamo. Era questa la domanda, giusto, Elisabetta? Sì. Sì. che ha preso quell'eredità e De degli eventuali atlantidei. tanti dei andiamo avanti, lettura oltre confine gli egizi perché nella base delle piramidi di è presente la misura e questa l'abbiamo già letta l'ha mandato un po' di volte del riso Silvia dice per me la civiltà della valle dell'Indo perché oltre ad essere grandi matematici, astronomi, e architetti volavano già oltre 3000 anni fa vedi, ivimana e anche questa è una cosa interessante. non mi ricordo niente, va bene. Letture oltre i confini, sicuramente gli egizi, perché avevano una tecnologia che non si. Che, vabbè, questa l'abbiamo già letta, li rimandano un paio di volte perché poi hanno capito che magari. <ride> Letture oltre i confini. Anche la civiltà Inca è una civiltà che può essere presa in considerazione, che hanno fatto loro a costruire quelle cittadelle a rimanere ancora un mistero. Inca, Smaia, vabbè, certo. Letture oltre confini gli Israeliti, perché è scritto nei testi antichi, pseudo risposta. Va bene, letture oltre confine, penso che ogni civiltà porti caratteri di tecnologia particolare. Gli Egizi, sicuramente, avevano un contatto diretto con la divinità, un filo che li collegava alla musica delle sfere e non a quella di Giovanotti, per fortuna loro. Letture oltre confine, i greci. I normanni e i loro antenati, e il connubio con varie civiltà. Purtroppo il libro mi servirebbe proprio per capire di più. Ho detto così, come sono le mie origini. Allora, sì, perché noi possiamo scegliere, diciamo. La risposta più pertinente, eh, la, ringraziamo Daniele. o la risposta meno pertinente? Tu puoi anche valutare che c'è uno che proprio non sa niente così, gli facciamo un'operapia, <ride> gli mandiamo il libro, studia e la prossima volta arriva preparato. Allora, anche in questa ci sta. Mm, letture oltre confine, credo che ad ogni... Che ad oggi noi italiani siamo la popolazione che, tra scienziati, ricercatori e altri, ancora oggi fa molte scoperte in ingegneria, architettura, nanotecnologia e tanto altro, immagino sì, e tanto altro, va bene, compresi lockdown. Abbiamo scoperti noi allora. <ride> <ride> fatemi fare ogni tanto zone rosse e lockdown li abbiamo scoperti là. allora eh, adesso Dario tocca a te scegliere quella che tra le risposte fin qui pervenute ti sembra essere la più o la meno pertinente quale ti risuona come eh <ride> allora rispetto alla domanda che aveva posto Elisabetta ossia chi, quale di queste antiche civiltà avrebbe meglio eh, trasportato, trasferito questa conoscenza e quindi quale avrebbe di suo pugno in qualche maniera fatto qualcosa o eh, tra, eh, diciamo, per, mh, preservato qualcosa che potrebbe appartenere a questa antica eh, civiltà tecnologica. Um, C'è da dire un fatto, però, um, non abbiamo assoluta certezza riguardo ai monumenti della, di, al, di una parte dell'antico Egitto che siano opera dei cosiddetti antichi egizi del periodo dinastico. Ossia, noi tutti vediamo l'antico Egitto come se fosse un unico posto con un unico popolo. Invece non è e se noi vediamo, però, per esempio, giusto velocemente quello che hanno fatto per dire in alcune occasioni, cioè loro avevano queste vasche di granito per esempio di saccara e si trovano dei geroglifici scritti lì però scritti male come se fosse quasi un tentativo di scalfire il granito di una vasca che è tagliata e eh, disposta perfettamente con angoli di 90 gradi all'interno una cosa che è assolutamente impossibile da fare con strumenti ordinari assolutamente impossibile perché mi sono informato ho chiesto a varie persone tutti mi hanno detto con quegli strumenti che dicono loro cioè eh, ceselli, di sì, è impossibile, sì, certo. Corde, corde eh, immerse sì. nella sabbia per cercare di erodere, eccetera, è sì. una follia. Non sì. si riesce a fare. Quindi il punto è: effettivamente, quelle cose che noi vediamo a Ghiza ma... sono tutte frutto di. Guardiamole, amici. queste squadrature a 90 gradi perché spesso non ci si rende conto. Cioè, arrivare sì. lì in fondo e tagliare quegli angoli così perfetti, squadrati in una roccia granitica così tenace, e lì sono dura con il e hanno visto che hanno fatto un'opera eccezionale, così come per esempio si trovano perfettamente a 90 gradi a Tiahuanaco in Bolivia sì. Tiahuanaco, perché... Puma, Punco, certo la Porta del Sole, chiaro anche penso. quelle di Orite, per esempio quelle roccia di Oritica. anche lì per esempio ci dice sono stati gli Incas sono stati gli antichi egizi no, siamo loro... sicuri? no, lo, perché Questo loro è... dicono li abbiamo già trovati qua quando noi siamo arrivati lo hanno sempre detto, hanno sempre sì. detto eh, anzi ci sono anche testimonianze di pellegrinaggi che loro hanno fatto seguendo queste rovine, queste sì, città che sì. hanno trovato, e dove poi si sono stabiliti e si vedono proprio le tecniche diverse. Così come in Egitto sembrerebbe che le piramidi fatte da, dai, dai, dai venuti dopo siano tutte crollate nella sabbia, sono quasi indistinguibili da una montagnetta di sabbia. Per cui eh, diciamo che mi, mi permangono dei dubbi, per cui se dovessi dire a livello tecnico di chi si sa che effettivamente ha portato avanti ostinatamente nel tempo la tecnologia, dovrei dire quelli della Valle dell'Indo, perché eh, effettivamente i mantra, le strutture che hanno costruito templi che rispondono a determinate risonanze armoniche, sonore. Eh, in un tempio c'è una, una colonna che parte dall'alto e non tocca terra, che è stata costruita intorno all'anno 1000, se non mi ricordo male. Ci sono delle capacità strepitose, proprio uno sfoggio di, ca di capacità architettonica straordinaria. Ci sono delle strutture incredibili, anche dei pozzi di raccolta dell'acqua, costruiti come dei tronchi di piramide al contrario. Ci sono, ci sono delle cose straordinarie nell'antica India ma soprattutto come si, se, si sia tra, eh, propagata la conoscenza dei mantra e di tutte queste pratiche che in realtà sembrerebbero avere a che fare con una tecnologia anch'essa o comunque con una tecnologia che serve al corpo umano, allo spirito umano. Sì. E, ehm, dal punto di vista tecnologico, per esempio, troviamo in un tempio una colonna quasi al 100% di ferro ma con intrusioni di altri metalli, una lega che non sappiamo bene come sia stata preparata non solo a livello, di non tanto a livello di composizione ma il fatto è che passa attraverso delle fasi la lavorazione del metallo che non sono chiare è una colonna mh, che sta lì da mille anni e non si è ossidata sì. per esempio ed è quasi una colonna di puro ferro che avrebbe dovuto ossidarsi cioè. almeno superficialmente almeno in una certa misura quindi hanno, hanno trasferito uh, secondo me An pur non sapendo bene la tecnologia dei Vimana però si sono affannati per riportare tutto, per riportare le tecniche dal motore a mercurio di cui si parla, le capacità certo, con cui certo. volava, le forme di energia che usavano Tejas, Astras e altri tipi di Astras Astra e via discorrendo hanno veramente si sono, si sono eh, profusi per, per riportare tutto questo allora andiamo, questo... andiamo a vederci Valle dell'Indo mi sembra, eccola qua sì del riso sì, sì. era questa, lettura oltre confine, per me la civiltà della valle è dell lindo perché oltre ad essere grandi matematici, astronomi ed architetti volavano già oltre 3000 anni fa con i Vimana, era questa la risposta che ti aveva convinto di più? Sì, io mi scuso con gli amanti dell'antico Egitto, lo sono anche anch'io. No, 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 va bene, va bene, no, ma che c'entra? No, ma figurati. No, ma è, eh, come dire, tra, tra, tra le altre, tra tutte le città menzionate, tra l'altro, è quella sicuramente che merita particolare attenzione anche questa qui. Bene, grazie Dario, brava eh, Deriso Silvia, che mi sembra che abbia già avuto modo di partecipare, si è portato a casa già un altro libro. Qualcuno di, dei nostri amici ha vinto più di un premio, non c'è una regola per cui se ne può vincere uno solo e basta anzi qualcuno si sta facendo proprio la libreria nuova a casa va bene così come al solito Silvia ci mandi il tuo indirizzo alla nostra email che è redazione leali del bruco chiocciolagmail.com tra l'altro vi dico anzi è arrivato, approfitto subito dell'occasione perché mi sa che c'è arrivata una richiesta se riesco non funziona niente stasera. Eccola qua. Benissimo. Allora, perfetto. Ti ricordi che avevamo il problema che non c'era arrivata l'indicazione del libro per Edoardo Orma? Sì. 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 E c'è scritto sì. sul numero del canale la persona. Eccola qui. Ciao, avete ricevuto la mail per il libro di Edoardo Orma? No, no. Quindi, Lalica, non abbiamo ricevuto la mail. Eh, la rimandi... A questo indirizzo, sì. eh, adesso magari gli scrivo perché non so se più è in collegamento. Lo allora, rimandi a questo indirizzo, mm, insomma, la stavamo aspettando e pensavamo che non ti interessava più il libro. <ride> ricevere il libro allora scriveteci a questo indirizzo: redazioni Leali del bruco Poi sarà premura di Elisabetta. Sì inoltrare i dati alle case editrici e farvi arrivare il testo a caso così quest'estate sotto l'ombrellone vi potete iniziare con qualche lettura complottista come tipica del nostro canale <ride> e Dario vabbè sei a casa dai sei a casa ti <ride> vogliamo bene va bene ottimo così ottimo andiamo sì. Sono le 11. Andiamo alle conclusioni. La dobbiamo smettere con queste puntate di due ore. No? Dobbiamo fare puntate da 20 minuti, cose semplici, facili. Così. È impossibile. È impossibile. Io eh, qui cioè, se poi apriamo il discorso della Valle dell'Indo dell'India. Ciao, facciamo, eh, sì. facciamo mattina, comunque, eh, io allora. Conclusioni finali, Dario, sì. bellissimo. Davvero. Eh, mi è piaciuto tantissimo questa, questa nuova, eh, questo nuovo tassello che hai aggiunto. che Stavamo dicendo prima, io, Francesco. Mentre ah, ma Silvia vi... dice che non ha mai vinto, brava! Beh, meno male, dai, così è la prima volta che ti porti a casa il libro. Brava, sì. brava, Silvia, perfetto. Ah, per è sì. qua, vedi l'ali la, che è qua, sono tutti qua. Perfetto, quindi ha sentito anche e quindi... lei. Eh, non abbiamo ricevuto niente. Almeno io, adesso da due o tre giorni, non lo sto controllando le mail, però, non so. Ah neanche no, tu no, no quindi no. rimandaci il tuo indirizzo e tutte le tue indicazioni sempre al nostro alla nostra email bene e, bene niente allora Dario io davvero ti ringrazio perché eh, appunto è vero che sono eh, c'è tanta letteratura ci sono tanti, tanti ricercatori ricercatrici indipendenti che affrontano questi temi però come dico sempre ognuno di poi aggiunge qualcosa a questa narrazione tu stasera hai, aggi hai aggiunto secondo me un tassello importantissimo che io personalmente non avevo mai preso in considerazione o comunque poco è proprio quello di guardare sotto sotto di noi e anche il, di insomma, il discorso del, eh, del grande cataclisma quindi di un asteroide che eh, ha sconvolto il nostro pianeta e gli abitanti che ci abitavano quindi io eh, ti devo ringraziare perché ho, ho trovato davvero, davvero questa serata molto, molto interessante, ho preso anche degli appunti, quindi benissimo, guarda. Sono rovinato. Sono davvero contento, davvero contento. <ride> sì, no, grazie a voi, è stato, è stato davvero un piacere spero che le persone abbiano, non solo attraverso questo libro, ma con la documentazione che è presente, la possibilità di approfondire perché davvero... E possono riscoprire non solo informazioni che sono difficili da trovare, ma anche l'amore per, per il passato. Io stesso mi, ci sono affacciato un po' più tardi perché vengo dall'informatica. Quindi sono, ero un po' più proiettato in, eh, eh, al futuro che al passato. Però, in realtà si dice in informatica quando si fanno dei programmi che devono in, indovinare il futuro. Che il futuro è proiezione del passato. Quindi, se uno vuole, diciamo così, approfondire a volte è importante certo. dare uno sguardo alle spalle sì stavo <ride> guardando che l'Aligan ce l'ha mandata l'email mi ha mandato adesso lo screenshot però eh, io vedo solo una parte dell'indirizzo redazione, le ali del brugo Controlla anche l'altra parte perché io qui non la posso vedere, chiocciola gmail.com, né.it né.net né altro. Insomma, sicuramente c'è qualche errore perché l'abbiamo controllata in due e noi non l'abbiamo ricevuta, non l'abbiamo vista questa mail. Però, insomma, sarà nostra premura mandarti il libro appena riceviamo le, le tue indicazioni. Bene, bene. Allora, grazie, grazie Dario, naturalmente... Come dice, ci sarà, voglio, mi piacerebbe ci, che avessimo qualche altra occasione per fare ancora qualche serata insieme, se ti fa piacere, tornare magari con la prossima stagione, approfondiamo altri spunti, altre idee. Purtroppo con Elisabetta ci dobbiamo vedere ancora una volta prima della fine stagione, però noi che cosa facciamo il 29 Elisabetta? Allora, il 29 ci sarà una super giornata in presenza, mi raccomando, dove eh, festeggeremo. La conclusione di questa stagione, e poi insomma con il futuro, eh, se ne aprirà anche una nuova che sarà con l'autunno. Quindi mi raccomando, un programma stupendo. Che io vabbè sì. da qui reggo malissimo perché sono con il ci vediamo giorno 29 alla mezza per chi può e vi anticipiamo quali sono i contenuti e anche le nuove rubriche della prossima stagione, insomma faremo un po' di cose insieme, poi ci saranno pratiche esperienziali, purtroppo c'è Liana, no. purtroppo c'è Lucia e Andrea <ride> purtroppo c'è Giulio, insomma ci sono tutti purtroppo eh, però dai, ci divertiamo probabilmente intanto ci facciamo un bagno in piscina ci mangiamo qualcosa di tini, della cucina tipica calabrese che basta Sempre bene, non vi fa male, non vi preoccupate. Noi ci Siamo vediamo. Sono con ah, sono sì. sono nato a Cosenza, adesso vivo in Puglia, però sono nato a Cosenza. Ah, a Cosenza, bellissimo. <ride> vabbè, Cosenza è un attimo, è un volo, insomma. Beh. Adesso sei in Puglia, va vabbè, chiaro. Bene, bene, ottimo. Allora, noi ci vediamo invece domani, do, ancora un doppio appuntamento, alle 18 torna per il terzo e ultimo appuntamento, dopo le esperienze, dopo la teoria, adesso c'è l'applicazione pratica del dottor Carlo Mele, Laboratorio Quantico Mentale, il nuovo fronte dell'evoluzione personale. Ci vediamo alle 18, tra l'altro Carlo abbiamo scoperto essere una persona di un garbo, di una gentilezza, di una squisitezza, di un'umiltà uno di quei medici che insomma, ha messo anche a rischio la propria carriera in questi tre anni, lo sapete bene perché non, è, non ha voluto in qualche maniera dare seguito a quelle che erano le indicazioni per tutta la categoria, <ride> si è rifiutato. E poi ci vediamo dopo le 18, ci vediamo alle 21, ma ve lo dico, siamo sul secondo canale, il Bruco ha messo le ali insieme a Pietro Ratto e Mari Gangemi, Mari Gangemi il mini Tegnaro, l'ultimo libro l'ultima pubblicazione di Pietro eh, che stiamo vedendo eh, essere continuamente bannata su tutti gli altri canali siccome noi abbiamo già un paio di strike, non ne possiamo prendere altri per cui la facciamo sul secondo canale sperando che rimanga almeno questa eh, alle 21 su Il Bruco ha messo le ali non mi resta altro che ringraziare grazie Dario Grazie a voi, gentilissimo. Grazie Elisabetta. Ci vediamo domani, come al solito. Il grido di battaglia. <ride> Siate guerrieri e restate guardinghi. Sempre. sempre. Buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. buonanotte. Ciao.